voi non potete immaginare le scoperte che si fanno sulla tazza del cesso. Raga, questa ve la devo assolutamente raccontare perché è clamoroso. Ieri ero sulla tazza del water che stavo facendo una cacata. Si può dire cacata o è troppo volca? Stavo facendo la cacchina e boom, come un fulmine a ciel sereno, mi è arrivato in mente il perché si è fatto buttare fuori José Mourinho. Voi avete capito la mente umana? Quando fa la cacca io penso all'Inter o a José Mourinho. Sono come stimolatori naturali per me. Comunque, torniamo a noi. Ero lì che stavo pensando e ho detto che astuto questo cazzo di José Mourinho. Perché dopo la sosta, contro chi gioca la Roma, contro l'Inter, ecco perché si è fatto buttare fuori José. Romanisti, entriamo nel discorso. È per questo, perché José è una persona astuta. Lui, l'anno scorso, contro l'Inter, sembrava un agnellino in panchina, lì così. Cioè, un uomo che protesta dal primo minuto al 95esimo, che si lamenta, vuole 10 rigori a partita, vuole tutto lui, poi parla contro la federazione, contro tutti, contro l'Inter. Lì così. Prende cazzo in faccia, perché l'anno scorso ha preso cazzo in faccia. E secondo me, quando va negli spogliatoi, mette su la sua canzone preferita. Anala, pazza inda, anala. Allora lui ha pensato a questa cosa e prima di Atalanta-Roma ha detto: qui oggi devo inventarmi qualcosa, se no mi sgamano i tifosi della Roma, dicono: figa, vuoi vedere che questo è davvero interista? E al primo rigore inesistente ha dato fuori Di Matto, poi ha visto che non lo stavano espellendo, allora ne ha tirate fuori ancora di più e quando ha preso il rosso gli si è liberata la coscienza. Ma non basta, raga, perché io ho visto le dichiarazioni di ieri. Cioè, lui da tifoso dell'Inter vuole perdere, contro l'Inter vuole perdere. E allora però deve mettere le mani avanti, perché se perde anche contro l'Inter la classifica diventa deficitaria. Allora lui, nell'intervista, comincia a dire: abbiamo fatto un mercato da 7 milioni e non si può competere contro quelli che spendono di più. E chi ha speso? Oltre forse al Milan, chi ha speso? Nessuno, ma soprattutto chi ha fatto il mercato meglio della Roma quest'anno? Perché poi tu conti 7 milioni, ma gli ingaggi non li conti, perché ti fa comodo. Sei tifoso, ti fa comodo. Ma Dybala, Wijnaldum, poi ti sei fatto male, però l'hai preso Wijnaldum. Belotti, Celik. E quelli che magari in giro mi sono perso, raga, non sono tifoso a Roma, quindi... E metti le mani avanti, Mourinho, ma tu se non arrivi nei quattro hai fallito la stagione. Sei stato fallimentare per quello, per l'investimento fatto della Roma, però ti capisco, devi mettere le mani avanti. Se perdi contro la squadra del tuo cuore, poi qualcuno magari si incazza. Raga, questo è il mio pensiero malefico. Io sto a scherzare. Però delle volte scherzando ci si becca. Sempre forza Milan e mi raccomando un sacco di like che sono fondamentali sotto il video e ci vediamo domani.